Adesso abbiamo invece qui Maria Rosaria e Giovanni. Ci volete dire brevissimamente qualcosa di voi? Sì. Abbiamo saputo già che avete fatto 20 anni di matrimonio. Certo, certo. Vai. Allora, avete figli voi invece? Sì, abbiamo due figli, Cristian e Francesca. Cristian 17 anni, Francesca 10 anni. Benissimo, quindi qualcuno ha già passato la tempesta ormonale. Voi siete parte della parrocchia? Noi siamo della parrocchia di San Giovanni di Dio Giusto, dell'unità pastorale Sacro Cuore San Giovanni di Dio. Benissimo. Allora, in che cosa consiste invece la vostra esperienza? Allora, quest'anno, diciamo, con Don Nicola, prima del cammino quaresimale, abbiamo cercato un qualcosa, ecco, che potesse stimolare fondamentalmente le famiglie, potesse dare uno spunto, un suggerimento anche per vivere la quaresima in modo un po' più intenso, magari dedicando del tempo familiare alla parola. Ed è stato appunto pensato questa quaresima in cammino con questo quaderno dei pensieri. Ecco, per comprendere il senso bastava leggere l'introduzione che mi permetto di citare. Dice che è un quaderno missionario e itinerante che rimane in una famiglia per una settimana. Poi alle famiglie sono state date alcune indicazioni di carattere pratico, fra le quali c'era questa, che ogni giorno durante la settimana in cui custodite il quaderno trovate il testo del Vangelo e il commento che segue. Poi provate a scrivere al Signore una riflessione, una domanda, una preghiera che nasce dall'ascolto della parola di Dio. A conclusione della settimana scrivete un messaggio per la famiglia che prenderà il quaderno la settimana successiva, e i quaderni appunto poi sono il segno dell'impegno di preghiera e di ascolto della parola di tutta la comunità. Ecco, quindi sostanzialmente la domenica questo quaderno veniva scambiato fra le famiglie, qualcuna volontaria, molte spintaneamente prendevano in mano questo quaderno perché nessuno se ne voglia, era un po' come abbracciare una croce tutto sommato, ecco. Sì, perché per molte famiglie rappresenta un qualcosa veramente di difficile, leggere un testo, una parte del Vangelo e magari scrivere un pensiero, una qualunque cosa. Ecco, molti sono stati stimolati dal fatto che i figli frequentavano la catechesi per la prima comunione, quindi è un momento in cui si viene un po' più coinvolti come famiglia. Ecco. Noi personalmente abbiamo avuto il quaderno dei pensieri in casa per la nostra settimana. Ecco, mi piacerebbe sentire, ecco, che cosa avete fatto e che cosa vi ha dato averlo tra le mani. Sostanzialmente leggere il Vangelo insieme a tutta la famiglia, come già dicevano loro, è un momento di comunione familiare che purtroppo in questi momenti è disgregata da una miriade di impegni, quindi si arriva alla sera che si è sufficientemente sfiniti, giusto il tempo di darsi la buonanotte, ecco, per questo siamo insieme da 20 anni, insomma, ci si vede pochissimo durante il giorno. Ecco, quindi il problema principale è stato questo, trovare quel momento per riuscire a dedicarsi all'ascolto della parola. E la cosa difficile è appunto questo ascolto, perché si è molto portati a una lettura quasi superficiale, ecco, un racconto che ci dice di un evento, di un episodio, ma grazie a Dio c'era quel commento che aiutava a entrare un pochino di più nel senso, nel contesto, e ci siamo un po' interrogati con i nostri figli e con le persone che erano presenti in casa. Abbiamo avuto occasioni in cui c'erano anche degli amici che hanno contribuito, diciamo così, a questa lettura, e abbiamo appunto tratto le nostre, chiamiamole, conclusioni, o comunque i nostri pensieri, ecco, quello che ci veniva dettato dal cuore in quel momento, e abbiamo trascritto sulla parte relativa, diciamo, ecco. Poi alla fine della nostra settimana abbiamo scritto un pensiero che normalmente era un augurio, un invito per la famiglia successiva, per cercare di, ecco, vivere questo cammino in forma tutto sommato comunitaria. E mi piace leggere, voglio leggerlo, sì, l'ha scritto, sì, una bimba di 9 anni, non dirò il nome, dirò uno di fantasia. Era il suggerimento alla prossima famiglia. Dice: ciao, sono Maria, ho 9 anni, insieme alla mia famiglia abbiamo letto queste letture, sono un po' complicate ma ti fanno capire molte cose, quindi fate attenzione. Questo messaggio era minatorio. Questo era il messaggio della bimba, appunto, che ha contribuito con i suoi genitori a scrivere i suoi commenti. Ecco, la cosa interessante e bella era anche la possibilità di dare agli altri di conoscere il proprio modo di vedere o di aver letto, ecco così, il brano del Vangelo corrispondente. Due domande ancora vi farei. Avete una figlia di 17 anni. Un figlio di 17 anni. Che ruolo ha avuto un adolescente in questo tipo di realtà? Ma Cristian per fortuna contribuisce, è stato molto partecipativo,
gli interessano anche, diciamo così, le argomentazioni, gli piace capire, quindi è stato molto collaborativo e partecipativo, nonostante si possa pensare che per l'età magari è dedicato ad altro. Indubbiamente fuori da quel contesto era dedicato ai suoi giochi, alle sue diciamo così, okay, vicende giovanili. E la seconda domanda, in che cosa è diverso leggere un brano della parola di Dio in casa rispetto per esempio a quello che si fa in parrocchia o in chiesa? Beh, fondamentale è la differenza che è dettata dal fatto che in casa si è soli, in casa non c'è una guida, non c'è nessuno come una persona può essere guidata da un sacerdote, no? Comunque da una persona sicuramente più competente nell'indirizzare, anche nella conoscenza tutto sommato non solo teologica ma anche storica di determinate vicende, ecco, si è un po' più soli e quindi si è un po' costretti ad andare un po' più nel profondo di quello che è il messaggio che giunge dalla parola. Chiaro, quando c'è una guida è più facile seguire, si è indirizzati, qui si doveva cercare un po' da soli, ecco, un po' una caccia al tesoro tutto sommato, bisognava cercare il proprio tesoro, cercare la propria interpretazione, che chiaramente non è un'interpretazione di fantasia, ma sicuramente immagino e sono sicuro che sia così, ispirata dallo Spirito. E se doveste suggerire a qualche comunità o qualche famiglia, perché la consigliereste questa esperienza? Beh, sicuramente formativa, perché appunto dico, a parte il discorso della necessità dell'incontro familiare, è sicuramente formativo perché spinge e stimola necessariamente a interrogarsi sulla parola, a viverla, ad ascoltarla, a farla proprio. È inevitabile che ci si rende conto che tutto sommato questa parola è nella nostra vita, quindi è vita. E dà quegli stimoli, quegli spunti, sia per vivere al meglio la nostra vita, ma soprattutto per comprendere meglio il senso di tante cose, che magari anche un senso potrebbero non averlo. Grazie allora anche a Maria Rosaria e Giovanni. Grazie a te. Ecco, ci colpisce sentire come siano i laici, ecco, genitori, a preparare anche la mensa della parola. Come abbiamo sentito, cosa che si fa in chiesa ma anche in casa si può fare, ed è bello sentire che la parola di Dio attraversa i confini, attraversa le lingue ed è capace di unire i cuori, perché le due esperienze mi pareva che erano molto molto simili. Noi vi ringraziamo e vi lasciamo ritornare alle vostre case e alle vostre attività. Grazie.